Porgo il benvenuto da parte di tutta l'amministrazione comunale, quindi il sindaco, i miei colleghi. E devo dire che sono veramente contenta di essere qui oggi a inaugurare questa struttura. Una struttura che è la realizzazione di un progetto nato diversi mesi fa, nel quale l'amministrazione comunale ha creduto fortemente. E quindi oggi è una gioia poter assistere all'inaugurazione e soprattutto all'utilizzo di questa fantastica struttura, devo dire. Riteniamo che sia importante fare cose per i ragazzi, fare in modo che abbiano degli spazi da utilizzare con attività che loro amano fare. In questi casi la cosa migliore è stare ad ascoltare quello che i ragazzi chiedono, quello che a loro fa veramente piacere, perché calare delle cose dall'alto pensando magari di fare piacere, invece poi non è così, significherebbe sprecare tempo, risorse e non venire incontro a quelli che sono i veri desideri dei ragazzi. Così abbiamo fatto e devo dire grazie al contributo di Ubaldo Serra, che oltre a essere il presidente dell'associazione Amici di Ricchi è anche un neoconsigliere comunale con delega alle politiche giovanili, quindi sicuramente lui ci aiuterà ad essere sempre più vicini ai giovani, ad ascoltare i loro bisogni, le loro esigenze, i loro desideri. La parola a Ubaldo e vi ringrazio di nuovo per essere intervenuti così numerosi ed entusiasti. Allora, grazie davvero di essere venuti, è un piacere vedervi così numerosi, è bello e importante avere tanti amici. Riccardo era conosciuto un po' da tutti in valle e senz'altro in paese, era stimato dagli amici, era apprezzato dagli adulti, era apprezzato dagli amici anche dai piccolini che lo vedevano un po' come un mito. Un mito, forse no, comunque un campioncino che gli aiutava, gli riparava la bicicletta, faceva delle cose per loro, gli dava dei consigli. I suoi amici, quelli della sua età, ci hanno riempito il cuore con una manifestazione straordinaria, una fiaccolata 3 giorni dopo l'incidente, che è veramente stata un'emozione, una straordinaria manifestazione di solidarietà, di affetto, che in quel momento così difficile per me, mia moglie e mia figlia, è stato veramente una risorsa unica, accorgersi che c'è molto altro intorno a te, una possibilità che non avevi considerato, una risorsa gratuita che è amore, che è riconoscenza, che è sostegno. In quel periodo eravamo... soffrivamo moltissimo, eravamo frastornati dal dolore e qualche giorno dopo sono scappato praticamente di casa con la mia bicicletta cercando di salire in cima a un monte per trovare un attimo di pace, trovare un punto di riferimento e così sono arrivato su all'Alpe di Vobbia vicino alla Cappelletta. Mi sono fermato lì e guardavo il cielo cercando delle risposte a domande che non vi saprei ripetere. E mi sono accorto in quel momento che ero in piedi sopra una scritta che testualmente diceva così: solo chi soffre impara ad amare, solo chi ama è disposto a soffrire. Sono rimasto molto stupito da questo, da quanto avevo letto, anche perché in quel momento soffrivo tantissimo, era faticoso respirare, era un'esperienza che non vi posso descrivere. Il significato nascosto di queste parole mi ha colpito così tanto, mi sono reso conto di quanto fosse vera, importante queste frasi, queste parole, e hanno iniziato a fecondare dentro di me un'idea che era quella appunto di trasformare questa energia, questo dolore in un'azione propositiva, in qualche cosa che avrebbe dato energia e sviluppo ai ragazzi e a quelli che erano intorno a noi. È così che è nata la nostra associazione. Il primo passo dell'associazione era proprio realizzare il bike park, che era un progetto
che era nato dal desiderio di un gruppo di ragazzi, tra cui Riccardo, Thomas e tanti altri che sono qui oggi, e che il Comune aveva affrontato e deciso di portare avanti. Il bike park, finalmente siamo riusciti, io come presidente di questa associazione ho avuto carta bianca per realizzarlo in modo più fedele possibile a quelle che erano le aspettative e i desideri dei ragazzi, e come vedete quest'opera ad oggi è realizzata. Ci è voluto di più di qualche mese, ma ce l'abbiamo fatta. Un altro importante progetto che sempre di carattere costruttivo, manuale, che l'associazione si propone è quello di realizzare un punto di aggregazione. Io pensavo veramente a un prefabbricato da costruire insieme ai ragazzi, in modo tale da far comprendere attraverso la costruzione, la voglia di collaborare, l'energia, l'impegno, che c'è un'energia molto differente nel costruire e nel distruggere. Vorrei sfatare questo luogo comune per cui i ragazzi riescono soltanto a fare casino e a dare fastidio. È chiaro che i ragazzi non sono così perché sono nati nel bosco come dei funghi, sono così perché hanno preso dei riferimenti, hanno avuto dei riferimenti che forse non erano quelli giusti. Allora, senza dover fare per forza delle critiche, il punto fondamentale è che la nostra associazione si ripropone comunque di lavorare insieme ai ragazzi per creare delle attività, per soprattutto sondare quali sono i loro desideri e favorire le loro scelte, appunto le scelte che mi proporranno, che avranno modo di comunicare. L'associazione, come vi dicevo, si è proposta di fare questo bike park, il punto di aggregazione, quando riusciremo a costruirlo, ma anche altre attività che sono di carattere sportivo e culturale, sono finalizzate a favorire lo sviluppo dei potenziali individuali, la crescita, il corretto confronto sportivo e lo sviluppo delle capacità dei nostri ragazzi, ma non solo, anche degli adulti. L'associazione si propone, oltre a questo, di rivolgersi anche a chi soffre come sostegno psicologico attraverso un contatto umano, perché avendo vissuto in prima persona questa esperienza così forte, così impegnativa, abbiamo la sensazione, abbiamo avuto la possibilità di capire, di essere vicino a chi si trova veramente in difficoltà. Ci rivolgiamo anche per questo a coloro che hanno vissuto questa stessa esperienza che abbiamo vissuto. Un'ultima, ma non ultima in senso di significato, iniziativa è avviare un percorso con coloro che si rendano conto di questa esigenza, un percorso rivolto alle persone che si siano rese conto che la vita, così come la viviamo, spesso non ha molto senso. Diamo significato a cose di nessuna importanza, abbiamo una fretta che ci avvelena, il nostro tempo sfugge, la frase non lasciare che il tempo sfugga può essere letta con ricordati che devi morire, forse è un pochino pesante detta così, anche perché noi siamo abituati come cultura occidentale a pensare alla morte come una sfortuna inevitabile, ma la morte è un aspetto fondamentale della vita. La considerazione della morte cambia la qualità dei nostri gesti, cambia il significato delle nostre azioni e ci permette di lavorare a qualche cosa che non è effimero di questi pochi giorni, di questi pochi mesi, ma che ci permette di dare un significato a tutto il corso della nostra vita in un momento solo. La fretta, la mancanza di priorità, la velocità di questa società è aumentata così tanto che siamo costretti continuamente a fare la cosa più urgente e non quella più importante. Non so se vi rendete conto, ma questo cambia tutto, perché quando si cambia l'ordine delle cose il risultato cambia drasticamente. Allora inizieremo questo percorso che permetterà a coloro che vorranno partecipare di intanto individuarsi, rendersi conto dove sono oggi, che cosa credono di essere e dove vogliono andare. Il senso di questo percorso è proprio liberarsi di tutte quelle attività, di tutti quegli sprechi che ci sono nella nostra giornata e che frenano la nostra libertà di essere vivi e di essere felici e di poter stare insieme.
Lo scopo, infine, è quello di permetterci di arrivare un bel giorno alla fine senza avere quel gusto amaro e il dubbio di non aver vissuto pienamente la vita, di aver perduto l'occasione.